Andiamo. Presidio questa mattina alla provincia di Teramo del personale addetto alle pulizie della scuola. Per quale motivo? Il motivo sono molteplici. Il primo è per il rinnovo del contratto nazionale, dove siamo fermi da 48 mesi, e successivamente anche per quanto riguarda la questione delle pulizie nelle scuole, dove la burocrazia sta bloccando tutti i finanziamenti che sono stati attivati nell'ambito di un incontro nazionale che si è svolto a dicembre. E questa è una situazione di degrado che si sta sviluppando nelle scuole, perché come il MIUR e le istituzioni scolastiche stanno bloccando questa situazione di ripristino delle scuole belle e delle pulizie. Oltre 750 le persone interessate a questa problematica in Abruzzo. Sono 800 le persone interessate in questo territorio abruzzese, dove il reddito di queste persone è scalfito da questa situazione, dove le persone stanno lavorando in media tre ore al giorno per una media di 20 ore settimanali. Questo veramente dà un contratto che prevedeva 35 ore settimanali. Bene. Aspetta, fammi confermare lo stesso. Tu lo Guarda il testo, guarda il testo. Sì, ma chiamate.